Allora, proseguiamo per la nostra strada. Di qua. Sta arrivando una bufera, vostra altezza. Forse faremmo meglio ad accamparci e ad attendere che passi. Non è una cattiva idea, ma rischieremmo di aspettare una settimana. In tal caso proseguiamo. Non abbiamo tempo da perdere. Mentre ce ne andiamo in giro ad elemosinare aiuto, le forze di Nilfgaard crescono. Dobbiamo ottenere dei rinforzi il prima possibile e liberare la nostra patria. Eh sì. Allora, qua c'è un santuario. Ma sì. Proviamo lo stesso. Qua c'è una battaglia. Ah, ok. Qua è un vicolo cieco, quindi andiamo prima di qua. Iberna. Allora, mostri volanti. I nani di Makam tengono lo sguardo rivolto verso l'alto per due motivi. Primo, per tenere d'occhio le valanghe. Secondo, per assicurarsi che i coda biforco, le scaltrocertole, non si gettino in picchiata per ghermirli. Battaglia normale. Un po'. Allora, lui non lo voglio. Ma va che ci abbiamo... Barnabas, va bene. Ma lui cos'è? Lui... Ah sì, lui danneggiava di 10 se non sbaglio. O aveva anche un altro effetto. Ma stiamo così. Sì. Allora, giochiamo subito lui. Perfetto, perfetto. Vai di bicchiere. Me ne ha pescati due, vabbè. Come sempre. Fa niente. Poi. Aspetta, che effetto ha? All'inizio del round evoca. All'inizio del round evoca un nuovo di RP a destra e a sinistra di questa unità. Dopo 4 turni. All'inizio del turno consuma le una o più unità meno forti in campo. Ma attacchiamolo, va? Perché così evochiamo un'arpia. Anche se però vabbè. Allora, no, se passo... no. Allora facciamo... No, non voglio sfruttare il loro effetto, almeno per il momento. 2, 4, 5, 6... Beh, abbiamo tempo, però... È permanente, ma se glielo faccio fuori subito. Facciamo così. Cos'è? Qua. Finito. Ne ho giocato un altro. Ah, madonna. Ne ho giocato un altro, ma è senza effetto. Io voglio fargli fuori quello. L'armatura non li salverà. Ok. Così siamo a posto. Allora. Poi io passerei, guarda. Quasi. È in vantaggio. Sì. Passiamo. Passiamo, passiamo. Round, l'ha vinto lui. E va bene. Sì, abbiamo qualcuno con effetto ordine. Tipo il tamburino, infatti. Quindi va bene. Xavier va bene. Allora vai, no. Va bene così. Allora, vediamo un attimo l'effetto suo, dai. Sono curioso. Cosa? Oh, sì, ci sto lavorando. Scegli, vedi, una carta da evocare, però anche carte che non abbiamo. Lei ce l'abbiamo, l'esca. Però lui ce l'abbiamo messo da parte. Cosa fa? Danneggia 3 unità di 3. Se erano già danneggiate, le distrugge. Ok.
cadaverina. Non abbiamo unità danneggiate. Facciamo questo, riprendi in mano un alleato, perché lui non vorrei che poi mi danneggio da solo. Facciamo esca e riprendo in mano, guarda, lui stesso. Così. Allora, aspettiamo un attimo a giocarlo, allora. Quando magari abbiamo... Ah, mi ha imbuttato giù il gelo, io imbutto giù questo. Non mi piace. Ok. Inizio di ogni turno aumenta di 1 il contatore e danneggia di 2 un nemico casuale. Ultimo desiderio moltiplica di 3 il proprio contatore e danneggia un'unità di questo valore. Allora, mandiamo giù il nostro tamburino. Sono sprecato nell'esercito. Allora, poi... attiviamo l'effetto, ne mando giù un altro. Destra, sinistra, destra, sinistra. Vai, mandiamo giù lui. Le cicatrici, no, non fanno nulla. Ok. Ok. Liria! Mettiamogli quello e va bene. Ora, la madonna. Ok, ok, bene. Non è esatto, non è un boss, perciò. Forza, via, via! Facciamo così. Aspetta, chiamiamo. Va bene, chiamiamo. Brucerà lui. Un po'. E. Sì. Ci danneggiamo un po' da soli, però fa niente. Tanto qua facciamo. No, aspetta, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ok, infatti, vedi. Lui ha passato, attenzione, ha passato. Allora, no, devo giocare una carta. Aspetta un attimo. Attivo l'effetto. Ok, va che... La disciplina ti assicurerà la vittoria! Ottimo, attivo ancora. Ah, ok, mi sa che siamo a posto, eh. Mi basta un solo dardo. 10. Sì, ma va bene così. So che devo mandare giù per forza una carta. Guarda. Mi riprendo in mano. Mi riprendo in mano. Lui magari. Lui che mi permette di pescare una carta. Ok. Fine turno. Vabbè, immaginavo che. Ma fa niente. Passo, tanto sono in vantaggio. Ok. Ottimo. Lui ha finito le carte. Ma io quasi quasi. Lui è un incursore, no. No, stavo guardando. Ma quasi quasi starei così, sì. Tocca a me. Tocca a me. Aspetta. Chi mando giù? Guarda. Andiamo giù. Occhio alla testa! Così. Ok. Adesso... evochiamo lei. Fate l'amore, non fate la guerra. Distruggere. Allora, giochiamo questa. Ok. Guarda, danneggiamola. Ok. Allora, poi
Vai. Scusami. Salute. Il cavolo che torna su. Allora, abbiamo sì una carta danneggiata, ma non la voglio trasformare in un orso. Chiamo unità bronzo casuale da entrambi i mazzi. Questo potenza di due. Potenza due alleati di due e fornisce loro immunità. Vai. Barriera magica. Facciamo questo. Questo. E facciamo lui, dai. Ecco. Così non me li può bersagliare. Esatto. Fine turno. Evochiamo lui che ci permette. Un po' di stagno e tutto si aggiusta. Bene. Ah, quindi vale anche proprio. Ah, interessante. Rigiochiamo questo che gli danneggiamo. Ancora. Perfetto. Ah già, giusto, perché immunità diciamo che lo difende da attacchi diretti, quelli non diretti. Va bene, evochiamo loro, va. Dannati traditori. Così il contatore inizia a partire un po'. Ecco, anche qua. Al diavolo tutto. 27. No, bastardo. Sì, il fatto è che ha poca vita lei. Devo attivarla subito. Vabbè, pazienza. Lui non è un boss, però abbiamo un lavoro da svolgere. Guarda, Fide mi ha neutralizzato tutti. No, non passo. Cavolo che passo. Lui ha passato. Giochiamo questa per forza. Tra un momento. Gioco una creazione dal tuo mazzo. No, non ne abbiamo. Danneggiamo di 10 questo. Ah sì. Ok. Va bene. Oh no, scusate. Alcune volte il mouse mi va fuori dallo schermo. Abbiamo un medico. Vai. Che chiamiamo. Cosa vuoi da me? Va bene. Ancora. E ancora. Siamo in e vantaggio. No. Ok. Tocca ancora a me. Ecco. Dai, nonostante tutto. Ah, potevo attivare questo. Fa niente. Abbiamo vinto lo stesso. Va bene. Ok. Aspetta, più vicino. Ok, qua c'è qualcosa. Sì. Vostra altezza, c'è una nana nascosta in questa miniera. Secondo Garbo si chiama Stanca Moran. Criminale ladra ricercata da tutti i clan. Potremmo farla arrestare dalle nostre guardie, ma se la lasciamo andare ha promesso di mostrarci dove trovare un tesoro di inestimabile valore. Cosa facciamo? No, la giustizia deve fare il suo corso. Arrestatela. Certo. No, lascia il tesoro, non mi interessa. Il solito baule. Qua mi segna qualcosa, ma forse sarà l'officina, infatti. Possiamo. Ah, ecco, interessante. Sì, aspetta un attimo. Ah, possiamo fare l'officina di livello 4, diciamo. Rivia Onagro. Onagro, non so mai come si dice. Legge di trovare un nemico. Trappola mortale più e fossa letale più. Danneggia di trovare tutte le unità su questa fila. Ah, anziché 2, 3. Fa uno in più di danno. Praticamente con fossa letale più. E invece il picchiere. Picchiere più, non ho capito perché, richiama tutte le copie di questa unità. È lo stesso effetto che abbiamo adesso. Oppure, vediamo. Liria cavalleria.
tamburino più metti in gioco la prima unità del tuo mazzo. Se un'unità è in cursore, ripeti questa abilità. Urca, urca. Il effetto del tamburino più non è male, eh? Cavaliere grigio più, non ce li abbiamo i cavalieri grigi, no. Vediamo qui. Tana dei randaggi, randaggi di spalla. Danneggia di 5 unità. Se su una fila con fuoco, danneggia di 5 tutte le unità della fila. Urca, non è male. In combinazione con quello là che faceva fare il fuoco. Allora, no, per il momento io potenzierei questo, guarda, così potenzio il tamburino. Ok, così abbiamo un tamburino più forte. Ah, possiamo anche imporre, permette di scambiare oro con legname o reclute. Ah, sì, facciamolo. Eh sì, perché così infatti, così facendo magari pareggiamo un po'. Facciamo anche questo, dai. Così, sveniamoci oggi. Ok, a posto. E adesso, per esempio, aspetta, dov'è qua? Vabbè, adesso c'ha qua, ok, cavaliere grigio più, tamburino più, ma ci abbiamo già nel mazzo. E qua ci ha aggiunto Lilia, la cavalleria di Liria. Metti in gioco una copia di questa unità dal tuo mazzo. 12, non è forte. Insomma, con le, quando attiviamo il potere della regina, attiviamo anche il suo il potere di lealtà. Vabbè. Comunque, bel emporio. Non lo vedo io. Campo di addestramento. Tenda reale. No. Porti lettere. Qua c'è la mensa. Ah, eccolo qua, emporio. Vedi, scambia, vedi, 400 di oro più 100. Ah, beh, ma è poca roba, pensavo un po' di molto di più. Molto di più, no, allora stiamo così. Cioè, abbiamo bisogno di legname, ma insomma, 100 di legname. Non è che sia chissà che cosa, vabbè, una cosa in più, dai. Ok, qua mappa. Vedere, proseguiamo verso nord. Sì, sì, dai. La bufera intanto imperversa. Guarda qua che mi stava sfuggendo. Qua è rotto. Qua c'è qualcosa. Ok. Qua c'è qualcos'altro. Cavalcava in silenzio, ripensando al suo esilio e a dove l'aveva condotta. Un esploratore la scosse dalle sue riflessioni. Vostra Altezza, dovete vedere una cosa. Con aria grave, il soldato le indicò una serie di impronte nella neve. L'impronta di stivale chiodato le era fin troppo familiare. Mev l'aveva già vista sulle strade della Liria e in mezzo alle ceneri in cui era stato ridotto Leydirn. Fanteria Nilfgaardiana. Sibilò Mev. Sono passati qua di recente. Intervenne Gascon. Un giorno, forse due. Gli esploratori scoprirono che di recente a Makam era giunta una carovana Nilfgaardiana con scorta armata. Gli invasori avevano portato bauli ricolmi di oro e gemme, scambiandoli con le migliori spade e lance forgiate dai nani. Un esploratore consegnò a Mev una delle monete usate dalle orde nere per il pagamento. Sul retro vi era raffigurata l'aquila liriana. Pagano con l'oro delle nostre casse, disse la regina tra i denti. Per armi che uccideranno i miei soldati e i miei sudditi. Potremmo essere ancora in tempo per raggiungerli, disse Reynard con una scintilla negli occhi. Possiamo fare in modo che Epdai non ottenga mai queste armi. Potreste, è vero, intervenne Gabor, che aveva assistito alla discussione. Ma vi ricordo che i nani di Makam sono neutrali e assicurano a tutti gli ospiti un passaggio sicuro entro i loro confini.
Certo, tecnicamente parlando, i Nilfgaardiani ne sono già usciti, ma un attacco a un tiro di pietra dai nostri cancelli farà fumare Bruver dalle orecchie per l'ira. In questo caso non possiamo inimicarci Bruver, visto che ci serve. No, ignoria stavolta, ignoriamo. L'esito di una guerra non dipende da qualche carro di armi, a prescindere dalla qualità, disse la regina saltando in sella. Inoltre, se facciamo infuriare Bruver, è probabile che non strapperemo mai le nostre terre dalle grinfie nemiche. Gli uomini restarono delusi dalla decisione di Maeve, ma nessuno provò a dissuaderla. La conoscevano troppo bene. Morale? No. No, non è cambiato nulla. Ok. No, lasciamo perdere. Stavolta sì. Vincere una battaglia non significa vincere la guerra, ovviamente. Cos'è questo? Lettera trovata, ricordate gente, lavatevi la barba con acqua medicinale prima e dopo ogni turno. Se incontrate una lumaca sulla strada per la miniera, datele qualcosa da mangiare. Se vi imbattete in una lepre, una colomba o un tordo, fermatevi dove siete. E non fischiate nella miniera, mai e poi mai. Oh, Mizzega, sono fissati con sta regola. Non fischiare nella miniera. Ah, qua c'è una battaglia a puzzle. È un Bright, mi sa. Laddove l'età dei regni umani ammontava a solo qualche secolo, le cronache di Makam erano antiche di millenni. Nel corso della sua lunga storia, la regione montana era stata teatro di grandi scoperte, eroiche imprese e terribili crimini. I nani tuttavia preferivano tacere sui conflitti del passato per enfatizzare il loro spirito di fratellanza. Ma il colore del sangue versato sulla neve d'alabastro è difficile da dimenticare, e il suo sempiterno ricordo attira bestie che prosperano laddove abbondano giustizia e dolore. Uccidi la bestia. È una battaglia abbreviata, però rompicapo, vediamo. Bestia, all'inizio di ogni turno evoca 4 Barghest con 4 di forza. Ottieni immunità se in campo è già presente un Barghest. Ok, nessuna abilità. L'onagro, sì. Tangere 3 è un nemico. Una volta che un dato viene distrutto, aggiunge 1 alle proprie cariche. Epidemia, distrugge le une o unità meno forti. Questo però ogni turno si, diciamo, evoca 4 Barghest ogni turno. Allora, aspetta un attimo. Imposta. Vediamo. Da ninja di 4 unità. Ok. Se viene distrutta, ripete l'abilità. Abbiamo un'altra epidemia. Che imposta forza di unità a un valore pari alla forza di quella della sua sinistra. Allora potrei e dovrei, allora, prima di tutto eliminare questi, poi abbassargli la cosa a lui. Però lui ne evoca. Aspetta un attimo. Se io. Questi non si potenziano. Se io faccio. C'è un errore. Non so. Ah, già, ma lui è immune. Vabbè. Aspetta, però. Ah, no, così lo potenzio di brutto. No. Allora, facciamo così. Non facciamo nulla praticamente. Il primo è sempre di. Di prova, infatti. Vabbè, che così possiamo. Esatto, sì, eliminiamo tutto. Però lui ne evoca altri. Ovviamente dovremmo. Aspetta.
forse mandare giù lui. Ok, forse la prima cosa da fare è mandare giù lui. Ok, poi adesso vediamo. Morte ti colga. Ok, ripetiamo. Che c'è un Bargest, la bestia non può essere toccata. Però adesso sì, perché non c'è più nessuno. Ci mi fai danneggiare lui? Vabbè, almeno proviamo. Pensa a te. Eh no, cioè adesso. Ah, ma che cavolo. Eh no, non va bene così. Non va bene. No, vabbè, qua ovviamente abbiamo sbagliato in pieno, ma... Salve! Cosa c'è? Sì. Niente, passo, ma no. Pensavo che... Cavacca, no, invece no. Che dovremmo, lui unità meno forti, quindi se mandiamo giù lui e poi mandiamo questa, ce la distrugge. Dobbiamo pareggiare in qualche modo. Che lui è immune. Proviamo, mandiamo giù questo. Attiviamo l'effetto. Ah, ok. Ok, aspetta. Fine turno. No, non so. No, sto pensando. Salve. Ma cosa c'è? Così pareggiamo, però... Potrei... Aspetta. Se te lo chiedono, non mi hai visto. Aspetta, Potrei avere un'idea, però... Potrei, che se ne frega... Ok, l'unità meno forte. Aspetta, mandiamo giù lui. Servono 3 secchi di chiodi. Allora, distruggiamo tutti, vediamo, non so. Ok. Forse so cosa devo fare, ho sbagliato ancora qualcosa e poi distruggiamo questo. E basta, già però lui è vero, lui continua. Sì, ma che cavolo, che potere però. No, abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato. No, mi arrendo, sì. No, dà fastidio lui, perché obbliga a ripetere l'abilità, quindi anche contro se stessi. E non va bene. Non va bene. No, che non va bene. Dovremmo... Non so se mandarlo subito. Cioè mandarlo subito giù lui. Vediamo. Pisci nel fossato. Morte di colla.
Ok. Poi mandiamo lui. Ok. Poi. C'è un errore. Non sono un mago. Ok, fare tipo così, esatto. Ok, poi facciamo. No. Salve. Cosa c'è? Così. Poi. Siamo epidemia. Ok. Quattro cariche. Ci sono però, esatto, esatto. Oh. Ok, un po' ce l'abbiamo fatta, dai. Vediamo. Un po' di roba. Ok, qua ci siamo. Andiamo più a nord, qua guardiamo bene. Guarda, qua c'è bottino. Qui. Ecco, appunto, è un po' nascosto questo. Allora, di qua dove andiamo? Vabbè, siamo quasi arrivati, Però andiamo, aspetta, andiamo su. Andiamo su. Da qui non passeremo di certo. Oh, Reinhard, che cosa faremmo senza di te? Ci getteremmo da un dirupo come certi roditori. Vabbè, è ovvio che non passiamo. Effetti. Ok. Mev strizzò gli occhi per guardare in lontananza. Sembrava che i picchi all'orizzonte fossero ricoperti da centinaia di macchie nere. Avvicinandosi, capì che si trattava delle finestre di case scolpite nella solida roccia. Un tempo era il nostro orgoglio. Sospirò Gabor. La groppa di Boro, una città scolpita nella roccia della montagna, centinaia di chilometri di gallerie, decine di fucine, acciaierie e forge. Ora è una grossa tana di mostri. Emergono dalle profondità, fanno i loro nidi e covano le loro uova. E quando soffrono la fame, scendono nel passo. Mev si fermò all'ingresso della città sotterranea. Il cancello monumentale fatto di bronzo giaceva a terra, piegato come una pergamena. Dalle finestre annerite usciva un tanfo di carne putrefatta e muffa. La regina tese l'orecchio, percependo lo sgocciolio dell'acqua e in lontananza un grattare metallico, simile a scaglie chitinose che sfregavano contro la roccia. I soldati attendono ordini, Vostra Altezza, disse Reinhard a bassa voce, come se temesse di svegliare le bestie che dormivano nelle caverne. Ricordate le mie parole mentre lasciavamo la Liria? Chiese Mev, voltandosi verso Reinhard. Avete giurato di riprendere la corona, a costo di raggiungere i confini degli inferi. È tempo di mantenere tale promessa. La regina ispirò profondamente e avanzò, spada in punta, pronta a colpire o parare. Nel giro di pochi istanti, i nuovi abitanti della groppa di Boro giunsero ad accoglierla e Mev si ritrovò in un turbine, morsi e vendetti. Circondati dai mostri. Allora, un tempo i Fuk estraevano ferro dalla groppa di Boro. Quando venne esaurita l'ultima vena, i pragmatici nani convertirono i condotti minerali in quartieri residenziali. Peccato non sapessero che questa loro iniziativa avrebbe presto attirato degli abitanti decisamente poco cordiali. Facoltativo distrugge il nido di mostri. Una battaglia abbreviata. Vediamo.
Lui via. Quasi quasi. Sì, stiamo così. Tanfu insopportabile. Vorrei puntualizzare che noi gnomi non corriamo veloci. Sapete, nel caso aveste intenzione di darvi la gambe. Allora, nido di scaltrocertola. Ogni tre turni, all'inizio del turno, evoca una scaltrocertola. Si danneggia di 10 ogni volta che una scaltrocertola viene distrutta. Ah, interessante. All'inizio di ogni turno distrugge l'alleato meno forte e potenzia un alleato casuale di un valore pari alla sua forza. Allora, vediamo. Una battaglia abbreviata, quindi. Giochiamo lui. Destra, sinistra, destra, sinistra. Attiviamo il suo potere. Arrivia! Ah, non ha attivato l'effetto schieramento, però, eh. D'accordo, nessun problema. E anche qui. Ah, quindi non attiva gli effetti. Adesso mi è più chiaro. Vabbè. Ce la caveremo anche. Ah, miseriaccia! Si stanno schiudendo! Tra poco brulicherà di queste bestiacce! Ce la caveremo anche in un'altra maniera, ovviamente. Allora. Perfetto. Prendi! Diamogli fuoco. Indicami un bersaglio. Ecco. Ah, giusto. Distruggendo questa, togliamo 10, poi. Anche. Ok. Poi attiviamo l'effetto suo. Ok. La disciplina ti assicurerà la vittoria. Dove è arrivato questo? Ma no, non avevo ancora attivato. Ok. La paga in ritardo, come sempre. Ah già, che adesso lui mette in gioco la prima unità del tuo mazzo. Se è unità in cursore, ripeti questa abilità. È vero. Ma lui, vabbè. Cos'è, un elmo? Se non una pentola capovolta. Vabbè, è vero, c'era questa carta. Perfetto, ma guarda cosa stiamo chiamando. Gli ho bruciato il campo. Ancora, e ancora, e ancora. E devo ancora giocare una carta. Allora, giochiamo lui. Non dovrebbe fare fumo. Questo cos'è? Scudo di viverna. Fornisce un'armatura pari a 8 a un'unità. No, usiamo l'esca, direi. Perché così posso riprendere in mano. Dunque, l'effetto ordine, sì. Effetto ordine, ma solo lui. No, loro due. Potrei riprendere. Allora, se riprendo in mano lui, non sarebbe male perché giochiamo un'altra magia. Però in questo caso prendiamo in mano Reynard. E così riattiviamo gli effetti a entrambi. Nel mentre distruggiamo, danneggiamo questo. Ok. Vai, bruciamo tutto. Ok. Quante uova. Ok, lui è un boss. Facciamo così. Forza, via, via. Giochiamo. Aspetta. Giochiamo Reynard, come abbiamo detto. Compagnia, avanzare. Ok, ottimo. Dannati traditori. Ottimo. Le mie cicatrici. No, non fanno male. Ok. Cioè, stiamo chiamando di tutto. Facciamo così. Abbiamo un lavoro da svolgere. Non ci sta più nessuno. Vabbè, quindi non posso giocare carte. A meno
che non mi distrugge qualcosa. Però in effetti chiamare anche troppe carte potrebbe avere un effetto controproducente, eh? Effettivamente. Tocca a me. Giochiamo le magie allora. Giochiamo il corno. Ok. Intanto, vabbè, è andata a farsi benedire le mie carte. Dove là? Oh. Allora, adesso giochiamo questa. Giochiamo le magie, dai. Comunque non stiamo andando male, anzi, col fuoco poi stiamo bruciando vivi. Ah, un sacco di arpie. Abbiamo detto che... No, vedi, vedi, si è liberato qualcosa. Allora, aspetta un attimo. Però continuiamo comunque, magari, appunto, usare le magie. Tipo... non so se... Facciamo così, sì. Così distruggiamo questa e si danneggia di 10. Infatti. Ok. Ok, fine turno. Vai, vai. Allora, 39, la Madonna. Possiamo... Io quasi quasi... Facciamo così. Arbalestriere ai tuoi ordini. Ok. Sa che muore questo adesso, Uno, gli è rimasto uno di vita. E direi che possiamo, guarda. Chiamo lei. Quanta rabbia e sofferenza. E per cosa? Questo adesso è morto. Si è curato. Questa parte, seguitemi. Abbiamo vinto. Bel mazzo. Abbiamo preso proprio un bel mazzo. Mev si avvicinò allo Shelmar, che giaceva agonizzante a terra. Ne trapassò il cuore con la spada, dandogli il colpo di grazia. Tuttavia, era così esausta che non riuscì nemmeno a trovare la forza di estrarre la lama dalle placche chitinose della creatura. Quella bestia mi ha quasi ucciso. Sussurrò. Ci è mancato poco. Acconito. I Liriani raggiunsero una vasta sala che un tempo aveva ospitato gli incontri tra clan. Le panche di pietra erano ricoperte di melma appiccicosa e uova di insettoide, mentre pipistrelli di varie dimensioni li osservavano dai candelieri di cristallo. Gascon rovistò tra le vecchie ossa sparse nella stanza, nella speranza di trovare qualcosa di valore. Gabor invece stava lottando con una porta chiusa a chiave, con la stessa ferocia dimostrata contro le letali bestie. Alla fine, la porta cedette con un cigolio e il nano alzò le braccia trionfante. È un ripostiglio!
dovrebbe contenere degli attrezzi da minatore, disse entusiasta. Ci sono anche dei barili di miscela alchemica. Fortunatamente non vedo segni di umidità, non si sono bagnati. Ora non ci resta che farli rotolare nel cunicolo, dargli fuoco e... boom! Sigilleremo le bestie una volta per tutte, isolandole dal passo. Mev seguì fedelmente le istruzioni del nano. Poco dopo le montagne furono scosse da una potente esplosione. Le macerie bloccarono i cunicoli. Si narra che le nubi di fumo che si innalzarono dalle finestre della roccia furono viste persino ad Aldersberg. Ok, un po' di... un po' di bottino. Adesso guardiamo, E così abbiamo chiuso le tane. Fa vedere mappa. Oh, da qui. Andiamo qua, che sarà Makam allora qua, sì. Presumo. Inventario, rapporti. Pergamena bruciacchiata. Documento trovato presso la groppa di Boro. Cancelli barricati, peluri di bastardi di fuoco fuori dalle finestre, mostri dappertutto, non c'è via d'uscita. A chiunque stia leggendo queste righe, informate il capo anziano dell'accaduto. Qua. Vediamo. Carta Aconito. Pesca 2 unità e imposta nella forza a 1. Ah. Insomma, ti fa pescare, ma a un caro prezzo. No, stiamo così noi. Possiamo potenziare qualcosa, non credo. Anche se, insomma, i soldi ce li abbiamo, ma no, non possiamo potenziare nulla. La mensa, niente. Beh, io controllo, anche se in teoria c'è il segnalino. E quindi niente, allora direi di proseguire. Visto che... no, qua non c'era niente, dobbiamo proseguire di qua.